Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio gli ospiti di questa mattina che sono Marco Di Sabatino, presidente del settore giovanile dell'Alba Montaurei, ben ritrovato Di Sabatino, benvenuto e ben ritrovato anche ad Albino Valeri che è responsabile della scuola calcio dell'Alba Montaurei. A Montorio torna il Memorial Antonio Di Innocenzo, sabato e domenica prossimi, quello di quest'anno è il terzo Memorial. La novità assoluta di questa edizione è che domani, venerdì, ci sarà proprio la presentazione in un luogo storico di Montorio, ovvero la Fonte Vecchia, di questa manifestazione che vede veramente tantissimi atleti, tantissimi calciatori giovani provenire dall'Abruzzo e anche da fuori regione. Intanto dobbiamo dire che il nostro appuntamento ormai è diventato tradizionale. La prima edizione l'abbiamo presentata insieme, la seconda l'abbiamo presentata insieme, la terza siamo di nuovo qui a Super J a presentarla, per cui in qualche modo anche noi e la nostra emittente portiamo fortuna a questa manifestazione che sta crescendo di anno in anno. Io andrei in ordine e partirei proprio dalla serata di domani alla Fonte Vecchia di Via dei Mulini a Montorio. Chi parla della serata di domani per presentare l'evento? Sportivo, ovviamente, calcistico. Allora, innanzitutto domani sì, è la novità di quest'anno, ci sarà una sfilata di presentazione delle squadre che parteciperanno al torneo, ci sarà l'accensione simbolica di una fiamma, diciamo. Avete scelto il format dell'apertura delle Olimpiadi? Sì, nel nostro piccolo cerchiamo di fare una cosa del genere. Sarà una serata lietata dalla presenza di Stellina che animerà un po' il tutto. E parteciperanno. Questa intanto che vediamo nelle immagini, perché ieri siamo andati a Montorio, proprio la Fonte Vecchia, che come si diceva ieri anche con gli altri esponenti della vostra associazione, è un luogo simbolo anche di Montorio, no? Dove ci si ritrovava in passato, tra l'altro tenuta anche piuttosto bene, anche perché si trova in una zona anche piuttosto centrale, ci sono tante case vicino, dunque non è una zona abbandonata del paese. No, noi l'idea era proprio quella di cercare di entrare nel paese, potevamo farlo al campo, abbiamo deciso di farlo lì perché comunque è suggestivo e rappresenta un posto simbolico di Montorio. Dicevo, di domani sera, oltre a Stellina, parteciperanno una scuola di danza della maestra Lorella Restauri, le Scarpette Rosa, faranno dei piccoli spettacolini che intrattengono tra una cosa e l'altra, e in più parteciperà l'orchestra della scuola media statale. Dunque domani gli atleti saranno già tutti a Montorio? Allora, è chiaro che... Una sorta di sfilata inaugurale della manifestazione. Sì, è una sfilata. Chiaramente non possiamo pretendere che squadre, che ne so, della Marsica o Marchigiani siano a Montorio già domani. Vengano domani a fare una sfilata di mezz'ora. Però crediamo che ci sia una... Ci hanno già dato in tanti la conferma, quindi sarà sicuramente... ci sarà una buona riuscita. Sicuramente, anche perché, come saprete, da domani fino a domenica ci saranno 3 giorni di caldo estivo, dunque proprio no? In un periodo di piogge torrenziali praticamente tutti i giorni avete beccato forse gli unici 3 giorni del mese di maggio di caldo, perché poi da lunedì dovrebbe comunque tornare la pioggia. Sembra fatta apposta per voi. No, la particolarità è che noi seguiamo il tempo perché ogni evento che facciamo noi di solito porta sempre qualcosa. Da 3 settimane che seguiamo il tempo e fino a 4-5 giorni fa non era pioggia torrenziale. Vabbè, ma il calcio ci insegna e voi ci insegnate, Albino Valeri che ha giocato a pallone una vita ci insegna che anche se piove a pallone si gioca. Assolutamente. Dunque, anzi, magari la pioggia avrebbe rovinato la manifestazione di domani sera, ma le partite sicuramente no. Anche se questo memorial che ricorda anche Antonio Di Innocenzo, poi chi vorrà di voi due ci ricorderà chi è Antonio Di Innocenzo, questo memorial è un memorial di calcio, ma per Montorio è anche una sorta di festa, perché ci sono anche tanti di quegli eventi collaterali, insomma, che sono 2 giorni molto intensi. Assolutamente. Sì, infatti quest'anno andiamo ad allargare l'area che lo scorso anno è iniziato a essere presente con il villaggio dello sport. Area giochi bambini, sì, e poi area appunto, ovviamente. Non mancheranno i gonfiabili per i bambini, per il divertimento dei più piccoli. Ci sarà l'area fitness, dove 2 palestre in 2 giorni, il sabato e la domenica, si esibiranno nelle loro attività. E in più ci sarà l'area food, dove è possibile cenare o pranzare.
il cosiddetto terzo tempo nel rugby, voi lo trasferite grazie a questa manifestazione anche nel calcio. E poi il terzo tempo, il primo, il secondo, il terzo tempo, perché mentre si svolge la manifestazione ovviamente genitori, avventori ovviamente trovano da mangiare e da bere in ogni momento. Non abbiamo detto dove, ricordiamo dove si svolgerà la manifestazione di sabato e domenica, quella di domani sera. Abbiamo detto e abbiamo visto alla fonte del centro storico. E invece la manifestazione di calcio? Sì, si svolgerà il sabato e la domenica presso lo stadio Giambiero Pigliacelli di Montorrio, una struttura che bene o male conosciamo tutti. Sarà, speriamo, ecco, col tempo che pare che ci sarà. No, pare, non siate dubbiosi. Qui ce l'hanno dato per certo. Le tre siccome lo danno per certo oggi, le previsioni sono certe a tre giorni. Mi sembra di poter dire, tranne eventi clamorosi dell'ultimo istante, imprevedibili, ma non credo proprio. Più che fiduciosi, siamo certi del bel tempo dei prossimi. Il bel tempo è caldo, tra l'altro, dei prossimi tre giorni. Vogliamo ricordare chi era Antonio D'Innocenzo? Sì, Antonio era uno dei nostri soci col quale avevamo iniziato proprio a progettare un torneo di queste grandezze. Poi 2 anni fa purtroppo è venuto a mancare e noi abbiamo deciso di dedicargli il torneo che inizialmente si chiamava Torneo Giovanile Alba Giallonera della vecchia società, diciamo, poi è nato, pian piano si è trasformato in Memorial Antonio D'Innocenzo. Questa è la terza edizione. Antonio era una persona vicina a tutte le associazioni di Montorrio e lui amava proprio queste le belle cose, diciamo, e quindi noi ci teniamo molto a realizzare quello che era il suo sogno di fare un torneo grandissimo per Montorrio. E ci siete riusciti. In questi 3 anni come sono cambiati i numeri di questa manifestazione? Allora, siamo partiti chiaramente, tra virgolette, un po' in sordina. Nella prima annata, il primo anno c'erano circa 300 atleti che si sono diciamo, fronteggiati nel torneo. L'anno scorso siamo arrivati a quasi, erano circa sulle 600 bambini, quest'anno contiamo di arrivare sui 1000. Con oltre 70 squadre. Avete triplicato in 3 anni. Sì, sì, abbiamo anche un obiettivo ambizioso che è quello di portare il torneo a livello nazionale. Adesso le regioni che partecipano sono l'Abruzzo? Vabbè, diciamo ci sono le Marche, l'Abruzzo è interregionale, insomma. Diciamo tra virgolette interregionale, anche se le Marche sono, diciamo, come se fosse la zona nostra, diciamo. Esatto. Però già ci siamo allargati, chiaramente farlo a livello nazionale non è semplicissimo. Quindi ci abbiamo lavorato quest'anno, probabilmente i frutti li raccogliamo nelle prossime edizioni. Però l'idea è quella di renderlo importante anche a livello di contenuti. Quindi il lavoro è su quello. Per adesso abbiamo molta quantità, anche una buona qualità, perché comunque il torneo è organizzato a nostro parere bene, poi ci danno tutti. Sono le scuole calcio quelle che partecipano, cioè le squadre sono squadre di scuole calcio come la vostra. Sì, sono squadre importanti, Pescara, Teramo, Marsica, Sulmona, squadre di San Benedetto, insomma, e poi tutta la zona del Teramo. Non abbiamo ricordato le categorie, sono dunque tutti proprio, esordienti, anche la femminile, allievi, giovanissimi, poi piccoli amici, primi calci e pulcini. Queste sono tutte le categorie che tra sabato e domenica giocheranno le partite. Ricordo io gli orari di sabato, dalle 15 alle 23:30, addirittura si gioca proprio fino alle 23:30. Sì, in serata c'è il torneo femminile che quest'anno abbiamo diviso in 2 serate, la prima serata che diciamo la parte eliminatoria e poi le finali il giorno dopo. Abbiamo cercato di dare importanza al torneo femminile che per noi le ragazzine che si avvicinano al calcio dunque? Sì. Beh, da noi molte, sì, quest'anno siamo partiti, con il progetto c'erano circa 10-12 ragazzine, abbiamo finito la stagione con qualcuna di più. È bello questo fatto che le donne si avvicinino al calcio, nel senso... sempre ci sono state squadre femminili, abbiamo anche la nazionale italiana di calcio femminile, ma il calcio femminile è sempre stato purtroppo poco pubblicizzato. Devo dire che invece, per esempio, il fatto che la Juventus abbia vinto anche il campionato italiano a livello femminile era scritto su tutti i giornali, insomma, un po' più di forse sono i social che veicolano meglio, o c'è più interesse o il livello è migliorato, non lo so, perché insomma, inutile negare il fatto che le donne giocano peggio a calcio, insomma, sono più lente, non è proprio uno sport che è nelle corde, però piano piano magari. Allora io ci tengo a dire 2 cose in particolare. La prima è che il movimento si sta sviluppando
chiaramente per la passione delle ragazzine, perché comunque è uno sport che piace anche a livello femminile. La federazione ha dato delle regole, ha dettato le regole, quindi ha imposto alle società professionistiche di avere il settore femminile. Ecco perché c'è anche proprio più visibilità, perché insomma, una sorta di, purtroppo per le donne ci deve essere un'imposizione dall'alto e non lo spazio non ce lo lasciano mai. Però ti posso dire una cosa, io l'ho vissuta a livello personale, ma anche a livello, ho allenato i ragazzini di tutte le categorie, la passione che ci mettono le ragazzine. I ragazzi lo danno per scontato, noi donne in tanti settori per emergere dobbiamo faticare il doppio, purtroppo. E quello che tu stai dicendo è la riprova di quello che, insomma, penso io. Però per fortuna c'è anche il settore femminile quest'anno con questo torneo che si svolgerà sabato sera. Sì, eliminatori sabato sera e finali la domenica. La domenica, dicevamo, gli orari del sabato dalle 15 alle 23.30, perché la manifestazione parte nel pomeriggio. Domenica invece di fatto tutto il giorno. Noi abbiamo deciso, per pubblicizzare l'evento, di creare un hashtag, hashtag io ci sarò. Partita, diciamo, lanciato da Stellina, che ha realizzato un video insieme a Maurizio Ganz, sì, un ex calciatore di Serie A, ha lanciato il video e poi è partita, diciamo, questa catena umana con tutti questi piccoli video, tutti sketch che in tanti hanno appoggiato. Nominata anche Dorotea dall'amico Pasquale Ferdinando. Certo che sì, ce l'ho sulle, siccome no, è certo. Aspettiamo il tuo Io ci sarò, il tuo video. E lo facciamo subito, alla fine di questa trasmissione facciamo Io ci sarò, assolutamente sì, a vostro sostegno sempre. Intanto perché è stata, cioè la pubblicità di questa manifestazione, come ricordavamo in apertura della trasmissione, l'abbiamo avviata insieme, perché per la prima volta avete presentato in una mia trasmissione, siamo ancora qui per fortuna a presentare la nuova edizione con numeri triplicati. Eccolo qua l'altro hashtag, io ci sarò. Ce ne sono tanti. Immagino, è bello che tutti stanno partecipando, si stanno coinvolgendo persone che neanche noi ci aspettavamo. Quindi vuol dire che è sentito questo torneo per Montorrio. Assolutamente sì, anche perché è un torneo di calcio, ma è una festa, perché non credo che parteciperanno solo le persone che vengono lì per vedere le partite, no? Tanto che stanno dove ci sono i ragazzi, i bambini, sì, è sempre festa, sì. Però la gente a Montorrio magari viene anche per passare qualche ora in allegria, spensieratezza, c'è da mangiare, c'è l'area dedicata ai bambini che non giocano a calcio ma possono divertirsi con i gonfiabili, c'è il villaggio dello sport da fare, a parte guardare le partite, c'è un po' di tutto. È un bel movimento, crea questo, che nella gestione, nell'organizzazione proprio della logistica. È chiaro che c'è un lavoro dietro che parte da molto lontano. Noi ci lavoriamo da diversi mesi, quindi poi io e Marco, diciamo, siamo quelli che hanno, si occupano della parte organizzativa. Un lavoro molto 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 impegnativo, che richiede tempo. Circa 1000 atleti, più gli accompagnatori, più le persone genitori, che vengono alla mano. Possiamo azzardare che gestite da almeno 2000 persone, pure di più? Sì, abbondantemente 2000 persone, sì. Per Montorio è tanto. Beh sì, sono dei numeri molto importanti, soprattutto in un periodo come questo, diciamo che è molto importante avere un volume di persone che si movimenta, che anche gira un po' per il nostro paese. È chiaro che si movimenta anche l'economia. Noi tra l'altro abbiamo cercato di coinvolgere tutte le associazioni, anche i commercianti di Montorio, quindi ci saranno anche stand dedicati a chi vuole, insomma, qualcuno partecipa, quindi abbiamo cercato di allargare un po' tutto, anche alle associazioni, chi voleva, qualsiasi associazione sportiva e non. Quest'anno per esempio ci sarà la Croce Bianca, che oltre ad essere un nostro partner, diciamo, farà una mini simulazione di interventi di pronto soccorso, ci sarà l'associazione AMPE, ci saranno tante associazioni che daranno dei piccoli, diciamo, tra virgolette, non dico spettacolo, faranno delle piccole esibizioni per rappresentarsi. Inoltre volevo sottolineare che sarà presente nella due giorni la nuova ambulanza che è appena arrivata a Montorrio,
Noi abbiamo già sostenuto con la campagna abbonamenti della prima squadra quest'anno e continueremo a sostenere con il quadrangolare del cuore. Perché voi avete anche delle finalità sociali, sì, benefiche, la vostra associazione organizza spesso iniziative, sì, di solidarietà. Diciamo che andiamo sempre oltre il calcio e ci piace organizzare eventi che possono collaborare anche con altre associazioni. Quest'anno abbiamo scelto la Croce Bianca, un altro anno si sposerà qualche altro progetto. Nel frattempo abbiamo realizzato un giornalino che... Lo vogliamo far vedere? Che cos'è? E cosa contiene soprattutto? Allora, questo è un magazine alla prima edizione che in pratica rappresenta un po' quello che è stata la nostra annata, quindi è chiaramente un giornalino anche pubblicitario per aiutare i nostri sponsor, chi ha collaborato con noi, ma nel giornalino sono riportate, diciamo, le immagini della stagione per ogni categoria, quindi foto e piccoli commenti su quello che è stata la stagione, su quello che è stato il nostro... I nostri progetti della stagione che vanno al di là del calcio, tipo la caccia al tesoro, tipo la realizzazione del torneo. Perché voi animate le serate anche non calcistiche come associazione? Sì. Beh sì, noi l'anno scorso abbiamo fatto, ne facciamo sempre tante, anche gite qua e là. È stato realizzato la castagnata a novembre, è stata fatta la caccia al tesoro nel periodo di Pasqua. Il Capodanno. E abbiamo organizzato il Capodanno, tombolate. Siete dei vulcani. Sì, sì. Talmente vulcani, se me lo permette Albino Valeri, stoico stamattina, perché è arrivato, camminava come un robottino, a mal di schiena, non ho capito bene che dolo tutto, perché non si muove. Sto bene, sta ben seduto. Sta benissimo seduto, però nonostante tutto è qui, domani sera sarà alla presentazione, sabato e domenica sarà in campo e se avrà voglia correrà pure a giocare, farsi una partita. Sul corre vediamo, dai, quello ne parliamo. Oddio, come ti ho visto entrare stamattina è difficile, sai che correrai domani, dopodomani e forse per i prossimi 10 giorni, però un atleta come lui che si mantiene sempre in perfetta forma. Gli altri anni il quadrangolare del cuore a giocarlo eravamo proprio noi, gli organizzatori, le altre squadre, il Montorrio, il comune. Quest'anno abbiamo cambiato il format appunto perché cominciato a perdere. Oh, quale età passa per me? L'età non ho capito perché non deve passare al Vino Valeri. Eravamo ragazzini insieme. Allora andiamo. Dimostrazione di vitalità, complimenti, è vero, soprattutto in una realtà come quella di Montorrio. Purtroppo noi siamo un territorio colpito dai terremoti, Montorrio in particolar modo, però loro sono vitali e non si fanno spaventare dai problemi che ci sono in questo momento. Buongiorno, ho accompagnato dei bambini lo scorso anno alla manifestazione, devo dire che è stato veramente molto bello, i miei complimenti a tutti per l'organizzazione, ci tornerò anche quest'anno. Dorotea, complimenti, sei bravissima, è bellissima e va bene. Guido, grazie, i complimenti facciamoli soprattutto a loro, perché veramente danno una spinta in più e hanno una marcia in più per Montorrio. Davvero complimenti, perché a volte si ha la tendenza, soprattutto quando si attraversano momenti particolarmente delicati come stiamo attraversando adesso. Il nostro territorio sta attraversando veramente un momento difficile, Teramo, Montorrio, le zone interne soprattutto. E voi nonostante tutto siete andate in controtendenza. Sì, vabbè, è chiaro che comunque sotto quel punto di vista Montorrio è stato sempre, diciamo, a livello associazionismo è sempre stato molto presente. Sì. Chiaramente ci sono delle difficoltà incredibili, che purtroppo un po' legate a tutti i problemi, ma molto spesso anche vabbè, c'è sempre qualcuno che ti mette il bastone tra le ruote, però diciamo che tra virgolette ci sta, diciamo, lo sappiamo, si va incontro sempre chi lavora va sempre incontro a polemiche, però abbiamo comunque riscontro da parte di tutti quanti e molti, insomma, ci dicono bravi, diciamo, tra virgolette. Beh, l'abbiamo visto anche, sì, l'abbiamo letto anche nei messaggi da casa, siete bravi. No, è peccato che oggi, stamattina proprio, c'è un problema sulla linea, credo che Montorio non riesca a vedere la trasmissione stamattina. Questo è un problema ci viene segnalato in tempo reale, premesso che speriamo di risolverlo presto. Potrebbe non dipendere, credo non dipenda proprio da noi, può dipendere dalla linea, però
Tanto noi andiamo in questo spazio in replica subito dopo la diretta, dunque dalle 8 alle 9, speriamo che per quell'ora sia tornata la linea, altrimenti poco prima del telegiornale, dalle 13.30 circa, 13.20 fino alle 14, dunque vi potrete rivedere. Vi sto vedendo su Facebook, da vabbè, ma noi siamo in streaming in diretta sempre, anche quello volevo dire, non solo siamo in diretta streaming, ma poi questa trasmissione si può consultare, si può rivedere in qualunque momento, perché subito dopo la messa in onda verrà caricata su YouTube, sul nostro canale di Super J, voi lo conoscete benissimo, chi ci segue, e sono in tanti, ci segue anche su Facebook, dunque dalle 8:30 alle 8, dopo le 8 ci possono seguire da Montorio anche e rivederci tutte le volte che vorranno anche su, sulla rete. Poi ci pensiamo noi comunque a divulgare qualcosa sul quadrangolare del cuore, che quando quest'anno ci sarà la domenica sera e cambia. Che periodo? Cambiano le squadre, domenica. Ah, è vero, sì, perché è vero, il terzo quadrangolare, ecco, del cuore, raccolta fondi per la Croce Banca di Montorio Albomar. Abbiamo cambiato le squadre che parteciperanno, gli altri anni erano squadre locali, quest'anno avremo l'Università di Teramo come ospite, la Polizia di Stato, la Parrocchia di Lognano e ovviamente la Croce Bianca, alla quale andremo a devolvere il ricavato della 2 giorni che ci sarà una raccolta fondi. Quindi andiamo a sostenere questa questione. Chi gioca se Albino è bloccato? Tu sei? No. Diciamo, ti sei tirato fuori dai giochi. Chi ci mandate in campo? No, noi quest'anno siamo proprio esclusi a prescindere. Poi a te quello che ti è successo ovviamente ti escludeva a priori, voglio dire, perché con un dolore così non è che si può scendere in campo. Sì. Anche se per beneficenza poi si fanno i miracoli, però c'è qualcun altro ovviamente che vi affianca e che potrà giocare il quadrangolare del cuore domenica 27 maggio alle ore 18. Di fatto il quadrangolare del cuore chiude la manifestazione, perché le gare del Memorial finiscono alle 17, sì. Poi un'ora di stop e alle 18 c'è questo che andare avanti, poi sì. Fino a che ora un quadrangolare può durare? Fino alle 10:30 sarà, poi chiudiamo la presentazione e l'altro, poi ci lasciamo sempre il margine per, sicuramente ci sarà sempre un po' di ritardo chiaramente, perché gestire all'incirca oltre 400 partite in così poco tempo non è... 400, sono numeri capogiro per un posto come Montorio. Di solito sono tornei che si fanno in una settimana, noi in 2 giorni bruciamo i tempi. Allora, prima di chiudere e di ricordare tutti i dettagli per chi volesse anche da fuori Montorio partecipare e seguire questo torneo, parliamo un po' di futuro, perché da un punto di vista calcistico qualcosa sta cambiando a Montorio. Intanto purtroppo la retrocessione della squadra del Montorio Calcio, diciamo così, la squadra che sì, tutti diciamo entrambi conosciamo. Siamo retrocessi vabbè, voi facevate una categoria sì. più bassa. Sì. Queste due retrocessioni a cosa portano? Forse a qualcosa che è inevitabile, immagino, no? Allora, innanzitutto, finita una stagione quest'anno per noi molto, molto complicata perché comunque... Come Alba Montaurei. Come Alba Montaurei, chiaramente complicata anche... Sarà stata complicata anche per gli altri. Anche, sì, sì. E chiaramente anche a livello giovanile è stata un'annata complicata, perché comunque i numeri noi ci siamo allargati in maniera forse... importantissima, diciamo, quindi non è semplice gestire questo gruppo così importante. E poi comunque chiaramente la retrocessione della prima squadra, che comunque rimaneva il punto di riferimento per i nostri ragazzi, qualche segno chiaramente lo lascia. Però c'è una cosa importante, noi siamo pronti a ripartire bene. Ci io alludevo a una fusione, non ne state parlando per niente con l'altra società? Allora, è una cosa complicata, sono due società differenti, però c'è un intento comune di fare qualcosa di importante, quindi per adesso non diciamo niente, ci stiamo lavorando. Non è semplice, se tanto mi dà tanto, ovvero e nessuno oramai ha più la forza per sostenere magari un campionato di un certo livello, perché restare in basso divisi piuttosto che magari riportare il calcio montorriese alle categorie che merita, uniti? Questo è il mio pensiero. Poi sì, infatti ovvio, bisogna partire dal basso con le scuole calcio a questo punto e dare priorità sicuramente ai bambini. Che se i numeri che voi mi dite, penso che anche l'altra società avrà buoni numeri nel settore giovanile, sono quelli, significa che a Montorio la tradizione del calcio c'è ed è ancora viva. Dunque coltivarla dal basso per farla tornare dove merita. C'è un altro messaggio, prendiamo esempio
proprio dai montorriesi colpiti duramente dal terremoto. Spirito di iniziativa e ottimismo. Teramo è un mortorio. È vero pure che in questo periodo, insomma, stiamo andando spesso anche come TV a Montorrio, loro sono bravi perché riescono ad organizzare queste grandi manifestazioni. Purtroppo anche a Montorrio c'è un po' questo sentire comune di città spopolata, la gente che è andata via dopo il terremoto, questa sensazione si vive un po' anche a Montorrio, però ecco, poi ci sono realtà come loro che nonostante tutto riescono ad organizzare eventi così grossi, ma grossi perché ce lo dicono i numeri. Certo, è chiaro che secondo me è chiaramente più semplice farla a Montorio, perché farla a Teramo è già più complicato, quindi non è... Però sì, la realtà che si vive credo sia purtroppo simile, però ci tengo a dire anche Teramo, insomma, città vivibile, insomma, chiaramente con molti problemi. No, su questo non c'è dubbio, forse chi scriveva il messaggio voleva intendere, magari i problemi ci sono a Montorio e gli stessi ci sono a Teramo. Montorio si è spopolato, il centro storico è praticamente chiuso, e si è spopolata anche Teramo, non a causa del terremoto. La differenza, credo di interpretare, penso bene il messaggio che ci scrivevano, è che forse a Montorio c'è qualcuno come voi che nonostante tutto organizza manifestazioni con questi numeri, invece per il momento a Teramo, insomma, di grandi manifestazioni che possano dare slancio e spinta alla città non ce ne sono. Poi i problemi legati alla ricostruzione che non parte, al centro storico di Montorio che in parte è zona rossa, quelli sono problemi che esistono e non è che una manifestazione li può cancellare, non potete fare nulla voi. Però era un invito forse anche a Teramo a cercare di... Ne manteniamo sempre lo spirito, quello di... del fare, quindi è la cosa più importante, penso, perché in questo momento bisogna fare e noi giovani dobbiamo essere promotori di questo, poi il resto si... E vi seguono, se i numeri sono quelli, in 3 anni triplicati i numeri, significa che state lavorando bene. E come ci vogliamo salutare? No, innanzitutto con un appuntamento al fine settimana, a partire da venerdì. Ricordateci gli orari, ricordateci i luoghi, ricordateci cosa. Vi aspettiamo venerdì per l'apertura della presentazione presso la Fonte Vecchia, alle 21, cioè domani, alle 21, sì, dove ci sarà la serata, come abbiamo spiegato, molto divertente, e poi si passerà il sabato e domenica. Il torneo dalle 3 iniziamo il sabato a finire in tarda serata, chiaramente anche il finale serata, finito il torneo ci sarà da divertirsi, saremo un po' in compagnia insieme, quindi ci sarà da divertirsi anche lì, e poi si riparte la domenica mattina alle 9 fino alle 5:30 il torneo, per poi chiudere con il quadrangolare e chiudere di nuovo con il settimo tempo, perché in 3 giorni il tempo è passato. Durante i 2 giorni avremo anche degli ospiti del mondo del calcio che ci verranno a trovare, che però per il momento non li vogliamo anticipare. Anche qualche nome nazionale? Sì, ci saranno. Ma ci voleva tenere nascosta la notizia, che dobbiamo, cioè, per motivi logistici ci hanno detto che ci faranno sapere proprio il momento che arrivano, quindi... Il problema è questo, che anche a quei livelli, cioè noi spesso abbiamo preso personaggi che sono vicini a noi, e ne abbiamo tanti vicini a noi, però lì è difficile muoversi per una serie di cose, sponsor, roba, quindi all'ultimo momento spessissimo ti dicono... Però qualcuno ci sarà. Che non vengo, quindi siccome è successo... Parliamo di calciatori, ovviamente. Sì, il mondo del passato, calcio, mondo del calcio. Attuale. Del mondo del calcio, non voglio dire altro. Dovete venire. Del mondo del calcio, i calciatori sono quelli famosi, qualche allenatore. Bisogna venire al Memorial per vedere. Noi tra l'altro abbiamo diversi abruzzesi che allenano squadre importanti, magari qualche allenatore. E non so perché me ne sta venendo in mente uno, non lo dico, ma così. Bisogna venire al Memorial per vedere. Perché, ripeto, potrebbero esserci sorprese belle ma anche negative. Quindi per adesso diciamo non lo potete annunciare, ci sarà qualcuno, vediamo, speriamo. Chiamate Baggio. Se ti dico che questo è il sogno di nostro. Cioè non è che chi ha scritto magari ci ha beccato, no? Con lui no, abbiamo avuto contatti, però non lo neghiamo. Abbiamo avuto contatti e sarebbe dovuto venire quest'anno nel periodo natalizio, poi però per diverse cose non siamo riusciti a chiudere. È una parte un grandissimo campione, è una gran bella persona. Questa sarebbe stata una ciliegina sulla torta. Infatti quest'anno doveva venire, poi noi continueremo comunque con lui. Corteggiatelo che vengo anch'io poi a conoscerlo. Non preoccuparti che noi sotto quel punto di vista non mollate, siamo siete tosti, quindi per disperazione. Prima poi arriverà uno forte arriverà, quindi va bene. Io ovviamente vi ritrovo sempre con grandissimo piacere.
è sempre andato bene questo memorial, quest'anno andrà ancora meglio. Vi ringrazio, il tempo sarà dalla vostra sei parte. Invitata, chiaramente. Assolutamente sì, spero di riuscire a venire. Vengo sempre molto volentieri a Montorri e voi lo sapete, sono molto legata anche al vostro territorio. Grazie per essere venuto, in bocca al lupo ovviamente. Grazie per a tutto. Te. Il primo grazie appuntamento sempre. È domani sera e poi sabato e domenica. E poi adesso finita la trasmissione facciamo. L'hashtag. Va bene. grazie ad Albino Valerio e grazie a Marco Di Sabatino. Grazie ovviamente, buon lavoro per questi 3 giorni intensi che vi aspettano. Grazie anche a voi per l'attenzione. Questa trasmissione torna in diretta anche domani mattina dalle 7 alle 8 e domani mattina ritroverete Rino Orsatti. Grazie ancora e buona giornata.